Buona domenica, bentrovati al consueto riepilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo da lunedì 17 gennaio. Siamo di fronte a un sequestro di Stato, così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, contesta la normativa anti-Covid che impedisce ai non vaccinati gli spostamenti da e per la Sicilia. Siamo di fronte a un sequestro di Stato a tutti gli effetti, ne assumo la responsabilità di quello che dico, abbiamo decine di casi che sono proprio l'emblema di come certe normative vengono fatte calpestando le nostre prerogative e non tenendo conto e non dando neanche il tempo di adeguarsi. Posso anche capire la forma di ricatto. Ci può stare, io sono per il Green Pass, sono verso il Green Pass, sono per il vaccino, ho fatto la terza dose, nonostante ho sempre lamentato l'assenza dello Stato sul fronte di una legge chiara e soprattutto fatta già un anno fa. Non mi piacciono le mezze misure e soprattutto le modalità subdole per raggiungere un risultato. In questa strategia di non assumersi la responsabilità e quindi di svolgere il vero ruolo di uno Stato e quindi di fronte al proprio popolo di assumersi la responsabilità di un obbligo vaccinale, è da un anno che continuiamo a giocare, a spendere soldi, non sappiamo quanto ci è costato finora tutto questo scherzo, e soprattutto per quanto riguarda la Sicilia. Ci troviamo con il principio di continuità territoriale buttata nel cesso, e lo dico senza mezzi termini. E la cosa che più mi fa specie in tutta questa storia è che nessuno parla. Cioè che oggi ci troviamo sequestrati persone che sono in Sicilia e sono entrati in vigenza della precedente normativa, o ci ritroviamo siciliani che sono usciti dalla Sicilia per motivi di lavoro, per motivi di salute, prima della precedente normativa, e ora non possono rientrare. Il caso di Fabio Messina è esemplare, è che bisogna rivolgersi a un giudice semplicemente per far rispettare un principio di buon senso, perché poi di questo si tratta. Se tu mi chiedi di vaccinarmi per attraversare lo stretto di Messina, va bene. Se mi chiedi il Super Green Pass, va bene. Dammi il tempo di farlo. Un sessantenne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Acireale per l'omicidio di Agata Scutola, 22enne scomparsa il 4 giugno del 2012, il cui corpo non è stato mai trovato. Carabinieri di Acireale hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Rosario Palermo, 60 anni di Acireale, ritenuto responsabile di omicidio aggravato e occultamento di cadavere della 22enne Agata Scuto, la cui scomparsa venne denunciata dai familiari nel giugno 2012. Le indagini erano state avviate dai carabinieri nel 2020 dopo una segnalazione alla trasmissione Chi l'ha visto di Rai 3 sulla presenza del corpo della 22enne affetta da epilessia e da una menomazione al braccio e alla gamba nascosto nella cantina della casa della madre. Ma le ricerche hanno avuto esito negativo. Il corpo della ragazza non è stato ritrovato. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale. L'indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato in ragione sia del rapporto particolare che aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza, la quale non usciva mai da casa da sola né intratteneva rapporti con altre persone, sia della falsità delle notizie fornite agli inquirenti circa i suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata. In particolare, l'uomo avrebbe cercato di inquinare le prove anche ottenendo da conoscenti la conferma del suo falso alibi. Martedì 18 gennaio, Covid, ordinanza di Musumeci per l'attraversamento dello stretto di Messina, consentito anche ai passeggeri privi di Green Pass. Da oggi è consentito anche ai passeggeri privi di Green Pass diretti verso la penisola di attraversare lo stretto di Messina con i traghetti. La disposizione resta vigente fino alla cessazione dello stato di emergenza. La stessa possibilità è riconosciuta agli abitanti delle isole minori siciliane. Questa è l'ordinanza firmata dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci.
Decorse inutilmente le 24 ore dall'ultimo appello al ministro della salute Roberto Speranza, dopo quello rivolto il 5 gennaio al premier Draghi. Il provvedimento è adottato al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello stretto di Messina, nonché per i collegamenti da e per le isole minori siciliane. Nell'ordinanza del governatore si legge inoltre che i soggetti che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, restando al contrario inibito l'accesso ai locali chiusi. In ogni caso è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata per tutto il periodo di permanenza a bordo dei mezzi di trasporto marittimo la mascherina FFP2. Poniamo fine così, dichiara Musumeci, a un'assurda ingiustizia ai danni soprattutto dei passeggeri siciliani, una norma discriminatoria del governo centrale al quale abbiamo fatto appello già da 2 settimane affinché si rimediasse. È assurdo che nella penisola ogni cittadino privo di vaccino possa spostarsi da una regione all'altra, mentre per passare dalla Sicilia alla Calabria si debba esibire il certificato verde. Sanno tutti che non sono mai stato generoso con i Novax, ma qui si mette in discussione persino l'appartenenza della Sicilia al resto d'Italia. Nigeriana costretta a prostituirsi, denuncia i suoi aguzzini, 4 connazionali in manette con l'accusa di riduzione in schiavitù, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ordinanza cautelare in carcere a carico di 4 soggetti di nazionalità nigeriana ritenuti responsabili a vario titolo dei delitti di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione, nonché favoreggiamento all'immigrazione clandestina, reati aggravati perché commessi da persone appartenenti all'associazione nigeriana di tipo mafioso Secret Cult denominato Black Axe. L'operazione della polizia, nata dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Palermo, sezione criminalità straniera e prostituzione, coordinate dalla locale direzione di struttura antimafia, è scaturita dalla denuncia di una ragazza nigeriana accompagnata da un pastore pentecostale a cui la vittima si è rivolta per sottrarsi ai suoi aguzzini. La ragazza ha riferito di violenze subite nel suo paese d'origine da persone appartenenti a un'organizzazione cultista, nonché delle modalità con cui è riuscita a fare ingresso clandestino in Italia per poi essere destinata alla prostituzione. Da tutto questo è emerso che la vittima, segregata nel suo paese d'origine da un gruppo di uomini appartenenti al secret cult denominato Black Axe, sarebbe successivamente stata liberata grazie all'intercessione di un connazionale, dietro suo impegno a recarsi in Italia come schiava di quel gruppo. Per tale motivo, sottoposta a rito voodoo, ha promesso di restituire 15.000 euro, somma necessaria per raggiungere illegalmente il territorio nazionale. Giunta a Palermo, approfittando del suo stato di soggezione sotto la minaccia di morte e violenze, sarebbe stata costretta a prostituirsi per restituire il debito contratto. La donna però si sarebbe rivolta al pastore, anche lui minacciato a causa del suo impegno per liberare la giovane. L'indagine ha consentito di confermare le dichiarazioni rese dalla donna e acquisire importanti elementi in ordine ai reati contestati agli odierni arrestati, oltre che la loro appartenenza al secret cult Black Axe. All'esecuzione del provvedimento concorrerà personale della squadra mobile di Taranto, in quanto 3 dei destinatari del provvedimento restrittivo risultano attualmente dimoranti nella cittadina pugliese. Mercoledì 19 gennaio, assessore del comune di Palagonia arrestato per delitto di concorso in un omicidio avvenuto nel 2017. Francesco Calcagno, 58 anni, che faceva il bracciante agricolo, era stato ucciso in un campo in Contrada Annunziata alle porte del paese con 5 colpi di pistola. Il responsabile materiale era già stato arrestato nel 2017. C'è un nuovo arresto per l'omicidio di Francesco Calcagno, 58 anni, freddato a colpi di arma da fuoco in un fondo agricolo di sua proprietà il 23 agosto del 2017 a Palagonia, nel Catanese. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale Etneo e i colleghi della compagnia di Palagonia hanno arrestato un uomo di 46 anni, Antonino Ardizzone, assessore del comune di Palagonia con delega alle attività ricreative, sport, turismo e spettacolo, ritenuto responsabile di concorso nell'omicidio.
La vittima un anno prima fu coinvolta nella sparatoria che portò alla morte del consigliere comunale Marco Leonardo, 41 anni, avvenuta in un bar sempre a Palagonia il 5 agosto del 2016. Il giorno seguente Calcagno si costituì ai carabinieri e confessò di aver sparato al termine di una lite avvenuta per un credito di 3.000 euro. Dopo aver scontato un periodo di detenzione in carcere proprio in relazione all'omicidio del consigliere comunale e un altro domiciliare in una località del nord Italia, era tornato in libertà, rientrando a Palagonia in attesa del giudizio, quando fu ucciso. Per l'omicidio di Calcagno, in carcere nei primi giorni di settembre 2017, con l'accusa di essere l'esecutore materiale, era già finito Luigi Cassaro, 49 anni, di Licata. Adesso il nuovo arresto è l'accusa di omicidio per Ardizzone. Le indagini sono state avviate a dicembre scorso grazie ad acquisizioni info-investigative che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Ardizzone, assessore comunale a Palagonia dal luglio 2020, inquadrando il delitto sia come ritorsione nei confronti di Calcagno per l'omicidio del consigliere comunale Leonardo, sia come uno strumento per affermare la presenza anche sul territorio di Palagonia di un gruppo mafioso vicino alla Stidda, tradizionalmente operante nell'Agrigentino e di cui l'indagato farebbe anche parte. In particolare, secondo quanto emerso dal riesame dei contatti tra i sospettati dell'epoca e le attività tecniche compiute, Ardizzone, su richiesta del mandante, da individuarsi tra i soggetti vicini al consigliere Leonardo, si sarebbe attivamente adoperato con l'aiuto di esponenti di rilievo del sodalizio mafioso per la ricerca e il reperimento del killer che avrebbe dovuto eseguire materialmente l'omicidio di Calcagno. Covid, ospedali sotto pressione in Sicilia, ambulanze in fila a Palermo, alcune sono state dirottate all'ospedale di Partinico, altre al Civico. In corso riunioni per riconvertire alcune divisioni ospedaliere del capoluogo in modo da destinarle a pazienti Covid. La carenza dei posti dipende dal fatto che la quantità di ricoveri che ci sono e che continuano a essere richieste sono moltissimi. Non è una vera e propria carenza, perché comunque via via i posti letto vengono aperti praticamente quotidianamente. Si deve cercare di capire cosa è meglio aprire rispetto ad altre cose. Sicuramente verrà aperto il reparto di ortopedia, perché per esempio abbiamo visto che molte sono le esigenze di pazienti fratturati, la chirurgia, perché questa è una fase in cui, oltre alla patologia Covid correlata respiratoria, abbiamo anche tanti pazienti positivi che magari si erano recati in altri pronto soccorso per altre patologie e che sono stati trovati positivi. Questi sono pazienti che hanno il Covid non manifesto, ma che comunque necessitano di un isolamento all'interno di reparti specifici. Quindi per adesso, via via, giorno per giorno, si deve capire qual è l'esigenza e approntare i giusti correttivi. Ecco, questo per esempio in questa fase magari è anche meno necessario avere posti di terapia intensiva, perché i posti ci sono, ma è più necessario aprire i posti a più bassa intensità di cura, perché stanno aumentando questa tipologia di pazienti. È chiaro che noi non abbiamo, diciamo, ospedali fantasma con reparti già pronti, perché sarebbe stato assurdo pensare che ci dovevano essere 2.000 posti letto pronti con il personale messo lì ad aspettare i pazienti. È chiaro che questa è una fase di riconversione. D'altronde le dico che all'aumento dei pazienti Covid positivi c'è un leve decremento dei pazienti negativi, perché alcuni sono proprio gli stessi. Cioè, il paziente fratturato, come andava in un reparto no Covid, va in un reparto Covid. Quindi per esempio la riconversione dell'ortopedia, di uno dei reparti di ortopedia, non lede i diritti dei pazienti no Covid, perché sono gli stessi pazienti, specialmente per alcune specialistiche, quale può essere la ginecologia, quale può essere l'ortopedia, che sono veramente molto specifici. Per cui questi sono giorni concitati per cercare di capire cosa è meglio aprire, dove è meglio investire per dare più risposte possibili. L'ospedale Cervello trattiene per la gran parte dei casi pazienti ad alta intensità di cura, quindi pazienti che vengono per il Covid, non con il Covid. Quindi sono i pazienti diciamo respiratori, pazienti a più alta intensità di cura. Questi sicuramente hanno ancora una netta prevalenza nei pazienti non vaccinati rispetto ai pazienti vaccinati. Nelle più basse intensità di cura ci sono anche i pazienti vaccinati,
ma la prevalenza continua a essere i pazienti non vaccinati. Giovedì 20 gennaio, altri 11 comuni in Sicilia in zona arancione, stabile la curva dei contagi in base al bollettino settimanale redatto dal DASOE. Vediamo. Altri 11 comuni siciliani in zona arancione da domani sino al 2 febbraio compreso. Si tratta di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, in provincia di Ragusa e di Aragona nell'Agrigentino. Lo ha disposto l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Nello Musumeci su proposta del Dipartimento regionale ASOE per contenere i contagi da coronavirus. Con la stessa ordinanza è prorogata la zona arancione fino a mercoledì 26 gennaio, compreso nei territori di Caltanissette Gela, Canicattina e la provincia di Siracusa, invece Solarino, Augusta, Canicattini Bagno, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Noto, Francofonte, Palazzolo Acreide, Rosolini, Lentini, Melilli, Siracusa, Pacchino, Floridia e Sortino. Scendono così a 125 i comuni per i quali è attualmente disposta la zona arancione. Il bollettino settimanale sull'incidenza del virus in Sicilia nella settimana tra il 10 e il 16 gennaio ha fatto registrare 69.506 nuovi positivi al test antigenico molecolare, con la curva epidemica sostanzialmente stabile rispetto al picco della settimana precedente e un'incidenza cumulativa settimanale pari a 1.436 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevati rispetto alla media regionale si è riscontrato nelle province di Siracusa, Caltanissetta, Catania e Ragusa. Le fasce d'età che hanno sostenuto la curva epidemica risultano quelle tra i 14 e i 18 anni. La maggioranza dei pazienti in ospedale nella settimana in esame risulta non vaccinata, 75,9% in area medica e 84,4% in terapia intensiva o con ciclo vaccinale non completo, 9,7% in area medica e 5,8% in terapia intensiva. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ha completato il ciclo primario l'83,83% del target di popolazione regionale. Continua il trend positivo dell'incremento delle prime dosi. Nella settimana dal 12 al 18 gennaio si è registrato un aumento del 20,23% rispetto alla settimana precedente. Il dato disaggregato per fasce d'età evidenzia una lieve flessione nella fascia tra i 12 e i 19 anni. Con riferimento alla fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni, vaccinato con una dose si attestano al 20,64% del target regionale. Tra i bambini, 8.368, pari al 2,70%, risultano con ciclo primario completato. Dal 10 gennaio rientra nel target delle terze dosi la fascia tra i 12 e i 15 anni e si è ridotto a 120 giorni, il termine dopo il quale dal completamento del ciclo primario o dall'ultima infezione da Covid-19 è possibile effettuare la terza dose. Finora complessivamente i vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 1.760.473. Ancora coronavirus, la variante Omicron sembra meno aggressiva per quanto riguarda i sintomi rispetto alla Delta. L'infettivologo Antonio Cascio, contrario ad un'eventuale zona rossa, e soprattutto alle mascherine ai ragazzi vaccinati che vanno a scuola. I casi continuano ad aumentare, forse il picco lo abbiamo raggiunto o lo raggiungeremo fra poco. La pressione sugli ospedali purtroppo continua ad esserci, è rappresentata fondamentalmente da persone comunque che non hanno sintomi respiratori importanti. Sappiamo come la variante Omicron sia meno cattiva rispetto alla variante Delta e quindi provoca sintomi meno importanti, però chiaramente le persone hanno paura, possono avere la febbre, possono avere sintomi influenzali e quindi corrono in ospedale. È chiaro, c'è ancora una coda di variante Delta che può essere molto pericolosa. Sono contrario, assolutamente contrario alla zona rossa. Lo abbiamo detto, Omicron è meno cattiva e soprattutto nei pazienti vaccinati si comporta come una influenza. La maggior parte dei casi passano addirittura inosservati, persone assolutamente asintomatiche o persone che hanno soltanto un leggero raffreddore. Addirittura, quindi io sarei non solo contrario alla zona rossa,
Ma io sarei favorevole a far togliere la mascherina ai ragazzi nelle scuole. I ragazzi vaccinati potrebbero assolutamente andare a scuola senza mascherina. Una infezione da variante Omicron in un ragazzo vaccinato, nella peggiore delle ipotesi, porterà un leggero raffreddore, una leggera sindrome influenzale. E questo ragazzo che è stato vaccinato a seguito di un'infezione naturale diventerà molto più protetto nei confronti di una eventuale variante che potrà circolare nei mesi successivi. E allora, ripeto, perché far tenere le mascherine a scuola? Perché far tenere le mascherine nelle palestre? I ragazzi vaccinati con tre vaccinazioni, con tre dosi, sono ben protetti dalle forme di malattia provocate dal coronavirus e quindi è che ben venga che si infettino col coronavirus che sta circolando, coronavirus più buono, la variante Omicron, e questa infezione naturale permetterà a questi ragazzi di avere una immunità che li proteggerà meglio da eventuali varianti che circoleranno nel prossimo futuro. Venerdì 21 gennaio, coronavirus, la discesa è iniziata dai 220.000 casi, si è scesi a 180.000 nell'ultima settimana. Le terapie intensive e le ospedalizzazioni però restano alte, ne abbiamo parlato con Marco Trapanese, fisico medico e docente universitario. Siamo in una chiara fase di plateau attorno al massimo. In realtà la discesa è iniziata perché siamo passati questa settimana dai 220.000 circa della settimana precedente ai 180-190.000, che sono sempre tantissimi. Questa settimana c'è stato un giorno strano in cui si sono fatti 228.000 casi in un giorno, però in realtà negli altri giorni siamo sempre stati intorno ai 180-190.000. È la fase iniziale della discesa. La settimana prossima vedremo una discesa. Purtroppo, però, le terapie intensive e le ospedalizzazioni tardano, ma è normale che tardino a scendere perché di solito c'è un ritardo rispetto all'andamento della curva dei positivi di circa 15 giorni. Quindi io penso che da questa settimana, forse già da oggi, bisognerebbe capire, la giornata di oggi è abbastanza importante per le terapie intensive, perché normalmente il venerdì si assiste a molte uscite e a molte entrate di nuovi pazienti, quindi bisognerà vedere il saldo di oggi come andrà. Potrebbe accadere che dalla settimana prossima si cominci ad apprezzare la discesa anche nelle terapie intensive. Quanto velocemente sarà la discesa? Questo è complicato da dire ed si osserverà solo sperimentalmente. Negli altri paesi, dopo questa fase di plateau che è durato qualche giorno, intorno a una decina di giorni, si è assistito e si sta già assistendo, per esempio, in Gran Bretagna, a una discesa piuttosto rapida. Arriveremo alla zona arancione? È veramente questione di pochi posti. La mia personale speranza è che non ci arriveremo. La giornata di oggi è sui saldi tra entrate e uscite in terapie intensive è veramente critica e importante. A Monte Pellegrino sono stati gli uomini del soccorso alpino a ritrovare il cadavere di Andrea Capobianco, l'uomo che si era allontanato da Caltanissetta e del quale si erano perse le tracce. Volontari addestrati per le operazioni di soccorso, pronti a raggiungere il luogo dove è richiesta la loro presenza in brevissimo tempo. L'intervista. Allora, ieri siamo stati contattati per uno scomparso giorno 18, di cui si avevano poche notizie. L'ultima notizia che è arrivata è che lui da Caltanissetta in qualche modo è arrivato a Palermo ed era stato lasciato al belvedere di Monte Pellegrino. Noi, come stazione di Palermo del soccorso alpino, sappiamo bene come Monte Pellegrino, che sia il monte che sovrasta Palermo, sia sempre stato, diciamo, teatro di suicidi, tentativi di suicidi o comunque persone che si sono allontanate proprio facendo riferimento a questa montagna che è molto cara ai palermitani. Arrivati sul posto, siamo andati Era direttamente. sera sicuramente, no? Era primo pomeriggio, Ah, la primo chiamata è arrivata nel pomeriggio. primo pomeriggio, quindi ancora c'era un po' di luce.
Noi siamo partiti dal piazzale principale, proprio sotto, al di sotto della statua di Santa Rosalia, e conoscendo bene la zona, perché questa è una zona di nostra competenza e sapevamo dove eventualmente poteva essersi consumata una tragedia, siamo scesi direttamente sotto le pareti che stanno al di sotto della statua, dove ci sono paretine di circa 15 metri, e dopo un po' di cammino in un ambiente difficile, dove poche persone, ecco, abituate a muoversi in questo ambiente potevano muoversi, abbiamo ritrovato un corpo. Ovviamente il corpo poi è stato, dopo il benestare del magistrato, dopo l'arrivo della polizia, è stato trasportato poi al piazzale, dove è stato fatto il riconoscimento da parte della polizia scientifica. Allora, dalla descrizione, l'abbigliamento era quello, la foto era quella, poi ovviamente doveva essere riconosciuto dai familiari, quindi poi la salma è stata portata al policlinico, dove c'è stato ufficialmente il riconoscimento, ma corrispondevano tutte quelle che erano le caratteristiche sia dell'abbigliamento, sia dell'aspetto fisico, sia luogo dell'ultimo ritrovamento, insomma, tutto era perfettamente coincidente con quelle che era la storia di questo scomparso. Ecco, in questi casi, quando venite allertati, dal momento dell'allerta, quanto tempo passa al vostro pronto impiego in zona operativa? Allora, noi del Soccorso Alpino siamo, innanzitutto ci tengo a precisarlo, siamo dei volontari. Noi siamo a partenza immediata H24 365 giorni l'anno, cioè noi per forma mentis abbiamo sempre in macchina tutta l'attrezzatura, quindi quando riceviamo una chiamata partiamo immediatamente, possiamo dal punto di vista legale lasciare il lavoro e dirigerci verso l'incidente, quindi è il tempo netto dello spostamento da dove siamo fino al punto di intervento. È ovvio che a Monte Pellegrino siamo arrivati in un quarto d'ora, 20 minuti, già c'era la prima squadra di 3 persone. Se fossimo stati nel Nissen, ovviamente ci sarebbe stato più tempo di trasporto se avessimo dovuto raggiungere la località via terra, perché in alcuni casi noi interveniamo tramite elicotteri, quindi ovviamente si accorciano di molto i tempi, le tempistiche. Sabato 22 gennaio, da lunedì la Sicilia in zona arancione, il diffondersi della variante Omicron ha causato lo sforamento dei parametri nei ricoveri ordinari e nelle terapie intensive. Il ministro Speranza ha emanato l'ordinanza per il cambio di colore. Sicilia, Abruzzo, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, da lunedì in zona arancione. Le quattro regioni passano dalla fascia gialla alla ulteriore fascia di rischio prevista per l'aumento dei ricoveri ordinari, delle terapie intensive e subintensive e dell'incidenza dell'aumento dei contagi da Covid in percentuale alla popolazione residente. Cambierà poco per i vaccinati in possesso del Super Green Pass, diverso sarà invece per chi non ha ancora effettuato la vaccinazione anti-Covid. Per questi ultimi vi sarà il divieto di lasciare il proprio comune di residenza se non per comprovati motivi di salute e necessità. Per ciò che concerne la fruizione delle attività commerciali di vendita, l'accesso ai centri commerciali è consentito a tutti nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi è consentito solo a chi ha il Super Green Pass. In zona arancione, i bar e ristoranti sono aperti solo per chi ha il Super Green Pass, sia per consumazione al banco che per quella al tavolo, all'aperto o al chiuso. Limitazioni anche per le attività sportive al chiuso, dove l'accesso sarà consentito solo ai possessori del Super Green Pass. Una situazione sulla quale interviene Nello Musumeci, che invita coloro che non sono vaccinati a farlo, anche a causa delle conseguenze sulla propria salute. Il presidente della regione sottolinea infatti che il 77% dei posti in terapia intensiva in Sicilia sono occupati da non vaccinati. La zona arancione arriverà, come arriverà per altre 5 regioni italiane, l'aspettavamo già da una settimana, perché quello che conta è il numero nella reparti di terapia intensiva e subintensiva. Mi dispiace che il 77% dei posti, di quei posti letto, sia occupato da persone non vaccinate. Ecco, voglio augurarmi che si possano convincere della necessità di ricorrere alla scienza. Al tempo stesso, però, devo dire con piacere che sta crescendo il numero dei primi vaccini, segno evidente che qualcuno si sta convertendo, e se riuscissimo a passare dall'attuale 88% di gente vaccinata anche con una sola dose al 95-96%, io credo che avremmo raggiunto un risultato assai significativo.
Un'unica società gestirà gli aeroporti di Catania e Comiso. Inizia a prendere corpo il progetto che il governo Musumeci ha auspicato già 4 anni fa, creare cioè in Sicilia solamente 2 società, una orientale e una occidentale, per la gestione dei 6 scali dell'isola. La fusione dei due aeroporti, Catania e Comiso, risponde ad un desiderio che il governo regionale ha espresso già al momento del suo insediamento. Noi speriamo di arrivare a un solo sistema. Mi piacerebbe leggere aeroporti di Sicilia, con tutti e 6 gli aeroporti: Palermo, Catania, Birgi, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. È una strada lunga da fare, però devo dirvi che Catania e Comiso hanno dimostrato concreta volontà di arrivare ad una fusione che non segna vinti e vincitori. L'unico che vince è il popolo siciliano e il territorio. Quindi è un inizio che spero possa essere emulato anche nella Sicilia occidentale. Dovremmo aggregare Lampedusa al sistema della Sicilia orientale e Pantelleria a quello della Sicilia occidentale. Avviene in tutte le altre regioni italiane, in nessuna regione ci sono 6 aeroporti con 6 società di gestione diverse. Noi siamo l'esagerazione dell'Italia, va bene, ma anche qui, insomma, mi pare veramente esagerato oltre ogni limite. È tutto, grazie per averci seguito, ancora una buona domenica.